c'è una coppia comica che percorre, c'è una linea comica che percorre questo noir, e vi divertite tanto e fate divertire il pubblico con questo personaggetto abruzzese, un folletto, diverte il pubblico italiano. Grazie. Diverte, direi un trio, come si dice? Una quaterna. Cioè, siamo Un ménage à trois. Tutti via, voglio dire, anche con lui. Lui forse, siccome è il sosia di Totò, avete visto, non so come ancora non gli abbiate proposto di fare Totò, più bello. Ecco, fagli il sorriso per favore. Porca miseria, ma l'avete visto? Ecco, ma avete fatto finta di niente. È lui, vedi, guarda, vai. Come fai a non fare la coppia comica con Ginepro? Che poi c'è il cognome, no? Ginepro, capito? Se lo chiama Sassa Cristian, signori Ginepro, è proprio Beh, dopo Fiorello, Ginepro ci sta, Fiorello, Ginepro, no? Per favore, puoi guadagnare. No, eccoci qua, insomma lui è un discreto attore, pessima persona, ma bravissimo attore, lo stesso lui, Gino, tutti veramente delle pessime persone, però mi trovo bene. Lui, ho chiesto a Max se i capelli fossero i suoi, io stavo girando qualcosa, ma purtroppo mi ha detto: guarda, Marco, sono i miei, è andata così. Lui è venuta nel film, e comunque è veramente uno spasso. Cristian? Quando non c'è Cristian, sì, Ginepro, lì ci divertiamo, quando arriva purtroppo. Parla di Buongiorno. sì. Sì, io credo che sia con Dintino che effettivamente Rocco Schiavone affronta il tema della diversità. E ho detto tutto. Mi hanno insegnato che dopo che hai preso una risata devi stare zitto, quindi grazie a tutti. Grazie.